I tempi saranno molto lunghi, ma noi speriamo che qualcosa via via vada cambiando. Già ci sono parecchi ragazzi che stanno attorno al centro sociale e alcuni già sono qui presenti e incominciano a capire che la vita non è fatta semplicemente di violenza, di degrado, ma ci sono valori come pace, fraternità e collaborazione. Sono passati molti anni da quando nel 1990 nacque qui la casa di accoglienza che ora è intitolata Don Pino Puglisi. Era il momento in cui si rilevavano bisogni di mamme e bambini con gravi difficoltà, bisognava fare qualcosa e si individuarono questi locali perché qui c'era l'opera Via Assistenza all'infanzia e sembrava un posto così da riutilizzare, e però ci furono resistenze, paure. Di fronte al quale il vescovo Nicolosi disse: la casa si fa lo stesso e si affida alla provvidenza. E ci fu subito un insegnante che diede 10 milioni e tanti altri che aiutarono, e fin dall'inizio questa casa è nata come un segno di solidarietà corale di questa città. E non era un progetto, una chiamata che si sentiva forte, perché ieri come oggi essere umani significa prendere contatto prima che col bisogno, col dolore degli altri, quindi bisognava, ecco, dare una risposta. E poi, da cristiani, non si può recitare il Padre Nostro se, direi, non solo non facciamo casa per chi non ne ha, ma se non ci facciamo casa noi stessi. Il castello è un luogo simbolico per la città di Modica, dal basso ne scandisce il tempo delle sue giornate, delle sue feste, dall'alto aiuta a comprendere la città come un abbraccio. E la casa Don Puglisi vorrebbe essere questa capacità della città di abbracciare tutti, in modo particolare i più piccoli, i più deboli, e averla avviata qui al castello indica che la vera nobiltà è quella del cuore, il cuore di una città che questa casa l'ha sostenuto, la sostiene, e diventa il segno anche di bellezza dell'essere Modica patrimonio di umanità, non solo per i suoi monumenti, ma per la bellezza della sua gente. Siamo stati al castello fino al 1996. In quell'anno si incominciava a scavare per cercare reperti archeologici, e ricordo come se fosse ora, una mattina venni chiamato da scuola perché una gru, facendo una manovra un po' azzardata, aveva fatto crollare quella che era la stradina di accesso al castello. Arrivo qua e c'era dal portone le mamme, l'operatore che gridavano "siamo prigionieri" e qualcuno che declamava i versi di Dante. Era difficile capire se piangere o ridere, e però abbiamo capito che bisognava trovare altre soluzioni. E ci fu il vescovo attuale di Piazza Armerina, che allora era il rettore del seminario del Rosario Gisale, che ci disse: ma noi abbiamo dei locali in via Carlo Papa, quelli del piccolo seminario. Allora, già nel 1996, il sinodo della diocesi di Noto diceva che i locali chiusi della chiesa andavano per i poveri, una cosa che adesso ripete spesso Papa Francesco. E così, ecco, ci siamo trasferiti in quei locali, e da quel momento la casa venne intitolata Don Puglisi perché i seminaristi avessero in una loro casa il ricordo di un modello di prete che ha dato la sua vita per i bambini e per la sua gente. Ed eccoci qua nella casa che dal 1997, dopo il trasferimento dal castello, si trova in via Carlo Papa ed è diventata casa Don Puglisi. A volte qualcuno telefonando ci chiede di Don Puglisi. Sappiamo che Don Puglisi non c'è più. Don Puglisi è un prete ucciso dalla mafia perché ha tentato di sottrarre i bambini e la gente al dominio della mafia. Don Puglisi è un prete che, quando i bambini gli domandavano "che cos'è per te l'amore", lui rispondeva "siete voi".
Ed ancora Don Puglisi è il prete, come ha detto Papa Francesco, che la mafia ha pensato di uccidere, ma che in Cristo risorto lui ancora vive. Forse ecco, la gente che chiama qui e lo crede ancora vivo, ci invita e ci ricorda che noi qui dobbiamo cercare di riprendere il suo messaggio, quindi la sua tenerezza verso i piccoli e la sua attenzione verso la giustizia. Un volontario, scrivendo della sua esperienza nella casa, scriveva che fare volontariato nella casa Don Puglisi significa cambiare il mondo partendo dal basso, partendo principalmente da se stessi. Infatti Don Puglisi amava molto dire che se ciascuno di noi fa qualcosa, allora si può fare molto. Nella casa molto si fa con e per i bambini. Come ha detto Papa Francesco, ai bambini promettiamo amore. Amore che si esprime nella cura, nell'attenzione, nella fiducia che diamo loro. Con loro ci si china per giocare insieme. Si utilizzano linguaggi artistici per la libera espressione delle emozioni e dei sentimenti. Si raccontano fiabe, ci si racconta con la parola e con il corpo. Si celebrano le feste, le tradizioni, i riti, il ciclo delle stagioni, ma soprattutto si dà il calore di una casa e l'abbraccio di una famiglia. In questa cura e attenzione per i bambini ci aiutano molti volontari, ragazzi che prestano l'anno di servizio civile e due suore dell'Istituto Religioso e Discepoli. Tutti i bambini nascono, vengono al mondo per essere felici. Hanno diritto alla felicità. Per questo la Casa Don Puglisi ha fatto dell'infanzia il suo progetto politico, dando a tutti noi cittadini di Modica, anche acquisiti come me, la possibilità di vivere la dimensione dell'infanzia, perché l'infanzia ci sta davanti e non alle spalle. Occorre che il mio bambino diventi tutti i bambini. Questa casa è una grande famiglia. Facciamo le pulizie, i bambini vanno a scuola e il giovedì c'è la serata comunitaria. Vi presento la nostra cucina. Ecco le nostre mamme che fanno i nostri cavatelli modicani. Questa è la sala da pranzo. Questo è il nostro cortiletto dove trascorriamo il nostro tempo libero. Viviamo questa casa, grande casa, come tutte le famiglie. Siamo attenti, spende luce. Litighiamo, però facciamo il pace subito. Con Marcella, diciamo, le fiabe che rappresenta la nostra storia. La casa organizza pure delle gite. Quest'anno, in occasione del 25° anno della fondazione della casa, siamo stati ad Assisi e a Paganica. La cosa più importante è l'affetto, è Dio che ci sostiene. La Casa Don Puglisi, oltre che un ambiente di crescita e di accoglienza, ha voluto offrire come peculiarità anche la possibilità di un inserimento lavorativo protetto alle donne accolte nella nostra casa.
Per questo nel 2005 è nata come impresa sociale il laboratorio dolciario artigianale Don Puglisi e 3 anni fa è nata la focacceria Don Puglisi. Quindi una sezione dolce e una sezione salata per permettere, rispettando la tradizione della cucina gastronomica modicana locale, anche di abbinare un aspetto di solidarietà proprio per l'inserimento lavorativo delle donne accolte, che ha permesso a loro di sperimentare dei ritmi lavorativi in un ambiente protetto e anche di acquisire abilità spendibili al momento delle dimissioni dalla nostra casa. L'obiettivo è quindi quello di coniugare la bontà dei prodotti con la bellezza di un ambiente in cui chiunque può dare una mano e può essere utile anche nel mondo del lavoro. Sono Simona Torisi e mi trovo nella casa perché gli assistenti sociali volevano togliermi mio figlio. Ho lottato e sono riuscita a rientrare nella casa. Grazie alla casa ho trovato un lavoro, facciamo dei dolci, la cioccolata e abbiamo la signorellina che per noi è una mamma. Sono Nicoleta, ho 33 anni, sono di origine rumena, ho 2 figli e sono ospitata presso la cassa di accoglienza Don Puglisi. Grazie alla cassa ho l'opportunità di lavorare presso la focaceria Don Puglisi. La focaceria Don Puglisi per me significa la seconda casa, non è solo un punto di lavoro, di guadagno, è un punto anche relaxante, perché una volta che sono entrata dentro non ci penso a niente, mi sto concentrando a preparare delle cose, sono orgogliosa di quello che stiamo preparando insieme a tutte le ragazze, siamo una equipe. Il mio desiderio più grande e avanzare nella qualità delle nostre scacce, essere utile alla focacceria, essere utile in tutto quello che faccio. Cresciranni è come la gemmazione della casa Don Puglisi. È un cantiere educativo dal 2010 dove si fanno i compiti, si fanno dei laboratori sia con i bambini che con le mamme, si fanno delle attività sportive, soprattutto in alleanza con le scuole di Modica. Si ripensa la città a misura di casa e si riscopre la piazza come luogo di incontri e di racconti. L'antico rito si rinnova il sabato dopo Pasqua ogni anno, lanciando in alto i bambini. Diventa così il segno di una città che ai piedi della crescita dei bambini si riscopre chiamata ad essere più giusta e più fraterna. Siamo nella cappella della casa da cui tutto parte, in cui tutto viene riconsegnato a Dio. E il soffitto della cappella coincide col pavimento della sala da pranzo. Viene calpestato dai passi della vita quotidiana, dai passi della convivialità e direi il cielo e la terra si congiungono, la terra di Dio che sostiene il cielo degli affetti, delle speranze degli uomini. E per questo quando il Vescovo Stoglianò è venuto qui in questa casa ha detto: qui c'è un fatto di Vangelo e qui aggiungerei c'è una delle porte della misericordia di Dio. In questa cappella custodiamo 3 icone che sono state scritte a Paganica dalle Clarisse e nell'icona della Madonna c'è una scarpina slacciata a ricordare le paure, le fatiche della vita che si sciolgono nell'abbraccio, ed è il messaggio e l'augurio che da questa casa vorrebbe partire per ogni famiglia e per tutta la città. Nell'icona di Don Puglisi, in corrispondenza del cuore, c'è il seme che diventa grano, è il modo con cui noi vorremmo stare nella città. Un piccolo seme, l'amore umile ma perseverante, perché la città sia come quell'albero del Vangelo nei cui rami i più piccoli possono ripararsi.